deciso il comune, una cosa per me buona, per quest'anno di ridurre il canone del 40%. Quindi tanti si metteranno in regola. Noi quest'anno, cioè nel mio caso, io risparmierò intorno a 700 euro e sono un bel gruzzoletto che io posso fare altre cose. Certo. Quindi sì, beh, speriamo che poi si attestano, perché è giusto che paghiamo tutti per pagare anche meno. Cioè io ho sempre pagato tutto in regola, però ci sono persone, non a livello pure di edicole, parlo di bar, parlo di tutto, capito? Non è una questione generale qua da noi. Certo. Quindi. Senti, allora io vorrei chiudere questo collegamento, devo dire molto interessante, e quindi tornerò a disturbarti anche al di fuori dei giri che facciamo provincia per provincia. Io, questo lo voglio dire a tutti gli edicolanti, la redazione di Radio Rete Edicole, per meglio dire, sta creando attraverso questi contatti diretti con le edicole dei gruppi, un indirizzario a parte. Quindi a settembre torneremo a sentirvi tutti, magari su temi specifici, perché ogni edicolante ha la sua specificità, ha Certo. l'attività che è strutturata in un certo modo. Quindi è bene che dia anche consigli, faccia circolare informazioni. Non so, molti edicolanti, anche lì in Sicilia, sono specializzati sui fumetti. Allora è giusto che vengano contattati di tanto in tanto per dare dei consigli agli altri edicolanti. Chi invece è specializzato sui libri, chi su alcuni periodici. Insomma, cercheremo di mettere un po' in evidenza, attraverso questi contatti diretti, le Certo. eccellenze, o perlomeno quegli edicolanti che hanno maggiore esperienza, quindi hanno da dire qualcosa agli altri colleghi. Allora, detto questo, io volevo affrontare l'ultima parte di questo collegamento parlando del sindacato, cercando di capire un po' il tuo punto di vista sul sindacato. Non è una fase facile nemmeno per il sindacato, o meglio, per l'organizzazione sindacale, perché poi bisogna dire che il sindacato non è altro che l'organizzazione sindacale degli edicolanti, che si organizzano e danno vita appunto ad una rappresentanza. Ci sono stati tempi migliori, lo abbiamo ricordato tante volte da questi microfoni, quando gli edicolanti si incontravano all'agenzia e scambiavano le quattro chiacchiere necessarie a fare poi massa, a fare massa critica. Oggi è un po' diverso perché con il sistema della distribuzione le cose sono un po' cambiate. Come la vedi tu in proposito, soprattutto nell'immediato futuro, perché ci sono alcune scadenze importanti da affrontare, il rinnovo dell'accordo nazionale, la legge di riforma. Insomma, facci capire un po' le tue riflessioni in proposito. Guarda, io non è che mi interessa molto di sindacati, perché per ho altri problemi. Certo. Comunque io, da quello che ho potuto notare, perché è un paio di mesi che frequento il signor Catalano, poi il signor Caruso e un altro del il signor Bazzana, che sono i referenti a Messina dei tre sindacati, e ho visto personalmente come loro agiscono a difesa nostra. Quindi sono in questo momento, credo che noi almeno qua a Messina siamo in buone mani. Certo, però quello che io vorrei è che la nostra categoria fosse più unita, perché alcune volte vedo che dice: sai, facciamo questo, facciamo quest'altro. A me dice, no, dice, io sono titubante perché io non ho problemi. Invece no, i problemi possono nascere pure dopo, poi che fai? Quindi l'unione fa la forza, noi dobbiamo aiutare pure questi sindacati a essere sempre più forti. E niente, tutto io penso così. No, grazie, sono parole semplici, però molto indicative, perché insomma sei riuscito a dare uno spaccato interessante e fa piacere, fammelo aggiungere, che questa tua considerazione arrivi da una regione che magari non è abbastanza in vista, no? Per quanto riguarda la mobilitazione sindacale, l'organizzazione sindacale. Io ho dovuto faticare un po' per arrivare da voi, però adesso voglio, come dire, perlustrare la Sicilia palmo a palmo, in cerca di edicolanti come te che insomma hanno qualche cosa da dire e possono portare sicuramente il loro contributo a tutta la categoria. Grazie Marcello di questo collegamento, Ok, torneremo a sentirci presto e buon lavoro per il momento. un saluto a te e a tutti i colleghi all'ascolto. Va Grazie, bene? grazie, a presto. Ok, Ciao. saluto, buona Ciao. giornata.
got a worry in the world. 8 years old, wild blue eyes and yellow curls. Cuter than the button and always inquisitive. Innocence in the flesh, but in the sense ignorant to the whole predicament that began the night summer. Followed by numerous other summers. Once a father's brother touched her every time that he would come to babysit. Summer silent serenades with sexual relationships. And she never said a word. Always kept a secret because she trusted when he told her this would help her grow older. And over years, all of the salt inside her tears would smear and mix within the sweat upon her uncle's shoulders. Is that real? Numb to the world because now she can't feel the pressure of this anvil, keeping her at a standstill. 16, pristine, so just imagine that by 18, she was faking multiple orgasms as a living. Because nothing's ever given. And then she learned quick when Sunko was sent to prison, leaving her stuck inside her own distortion of a lifestyle, covered in the language behind an inviting nice smile. Life is life. You're like the most beautiful woman I've ever seen in my life. What do you want? How much would it be to spend some time with you, huh? I don't think you could afford it. What do you mean? Never mind. You know you can try me. Johnny was an ex-drifter, now tone out of fiver. Saw a musician on the side, and the first time he saw her, he thought she was beautiful. So we watch her every day, catty corner from his cubicle, wondering. Summertime heat waves sweltering, and she was sheltered in strangers' arms. Wouldn't ever take it on to pray to save from home. And every night, the lonely shadows would hear him play his song, written with the melody of the thoughts of a walking, and the harmony embedded in all of her soft skin. And he waited, time until the day that he approached her, swallowed his pride and came closer. Told her she was the prettiest thing he had ever seen in his intricate dreams. If ever there was a queen, spent the night with her and promised her everything, knowing in his heart that he would have a heart by any means. Life is like a boomerang. Fill your void with her new pain. From emptiness, sorrow flows. We're all together now. Blocks of a feather now. You see the lights, a ricochet. And for the guy, infect the brain. And now our heart is as cold as yours. We're all together now. Blocks of a feather now. So 6 months go by and Johnny don't know why. Jenny can't seem to show the love that he shows night after night. When she comes back from the street lights as the last trick rolls by, he finds her so high. And so he joins his lover in the place where they don't cry. And she don't lie, making love till he's bone dry. But he don't know she's killing those emotions that choke like a vice. So he's the banging with the nickel plated 4-5. Torn up with a needle in his arm, keeping her warm and too far from where he started from. He'd ask her if she loved him, all she did was give a smile, and that sufficed for a while. Then one night she found him sitting naked, shivering with his guitar in a trance, playing her a song as he asked her to dance. And Jenny wasn't gonna pass up on the chance, but before she could accept, she saw the blast from his hands. And not a second later, Johnny's body hit the floor. Then Jenny hit her knees, vomiting from what she saw. Scattered brain matter, blood spread across the wall, on the note that read that if she loved him, there was one more. Life is like a boomerang. Fill your void with her new pain. From emptiness, sorrow flows. We're all together now. Blocks of a feather now. You see the lights, a ricochet. And for the guy, infect the brain. And now our heart is as cold as yours. We're all together now. Flocks of a feather now. Huh. I guess sometimes you just never know. Cause whatever you cast off in this life, karma can bring it back tenfold.
So the question is asked, which side of the line do you choose to stand on? Because whatever your answer may be, you just need to prepare to deal with the consequences, because there ain't no running from them. Anche oggi siamo giunti alla fine della giornata di programmazione, oggi mercoledì 19 aprile. E domani avremo ancora con noi un edicolante di Messina e poi venerdì chiuderemo con Giuseppe Catalano. Fabio Sebastiani vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento domani alle 9.30 con la traccia musicale e alle 10 con GR e Rassegna Stampa. Un abbraccio a tutti.